Allora, rispetto allo scorso anno, la novità più importante che avranno già visto tutti è il fatto che quest'anno c'è il montepremi, è stato messo da Affitto un montepremi di 20.700 euro, il che vuol dire che il vincitore della sezione maschile della seconda categoria vincerà 3.500 euro, il femminile 2.500, quindi ci sarà sicuramente un tasso tecnico molto più elevato rispetto all'anno scorso. Abbiamo già visto le iscrizioni di questi giorni, sono tutti giocatori di seconda categoria principalmente che vengono da tutte le parti d'Italia, ho iscrizioni da Reggio Calabria, da Catania, da Carpi, da Roma, da Bologna, insomma ci aspettiamo sicuramente un tasso tecnico molto più alto rispetto allo scorso anno, un numero di giocatori anch'esso più elevato perché l'anno scorso ricordiamoci, c'era in concomitanza la tappa di Roma che ci aveva portato via parecchi iscritti e malgrado questo abbiamo fatto circa 284 partecipanti. Quest'anno pensiamo di sforare i 300-350 sicuramente. E dove si giocherà? Allora, la prima settimana si giocherà su tutti i campi della provincia di Terni, giocheremo al Circolo Tennis Club, giocheremo al Circolo Polaris, giocheremo anche a Narni, alla Valletta, si giocherà a Todi, a Spoleto, ad Amelia e alla Polimer. Quindi la prima fase che dovrebbe essere quella più numerosa come partecipanti con tutta la quarta categoria e la terza categoria, coinvolgeremo tutti i circoli della provincia e anche fuori. Nella seconda fase le partite di seconda categoria verranno convogliate quasi esclusivamente al CLT con tutti i suoi due campi.